come si presenta Locri oggi? Oggi si presenta una città in crescita, una città che sta recuperando un passato pesante degli anni 70, 80, 90 che hanno segnato in modo triste e negativo la storia della nostra città, del nostro popolo e quindi poi anche dell'intero territorio a causa delle note vicende delinquenziali. E oggi, grazie a tanto impegno, grazie a una forte presenza dello Stato e grazie a un impegno politico-amministrativo e grazie anche alla collaborazione di tutti i cittadini, oggi Locri si presenta in modo diverso, una città che ha voglia di riscatto, una città che ha visto negli ultimi anni una forte crescita da tutti i punti di vista e si presenta come una città che ha recuperato quello che era il ruolo del passato che era stato cancellato, una città che ha un passato culturale e importante e una città che ha voglia di vivere e non voglia i cittadini, una città che si presenta pulita e ordinata, una città che grazie a questo impegno, io sono quasi al nono anno insomma, di mandato a politico amministrativo, che è stata l'esperienza più bella politica, insomma, uno può fare quella che fa il sindaco della propria città, perché dà maggiori gratificazioni, maggiori soddisfazioni, oggi abbiamo una Locri completamente diversa, l'idea di continuare su questo percorso e insieme a Locri verrà a crescere tutto il territorio della Locri, non è importante e non basta che cresca solo Locri, deve crescere tutta la Locri. Siamo alle porte di una stagione estiva, veniamo da un periodo pesante segnato appunto dal Covid, periodo che ha segnato anche la nostra città, abbiamo avuto un bilancio molto pesante, oltre 700 cittadini positivi, 19 morti, è stato diciamo un anno veramente difficile, che abbiamo cercato in qualche modo di gestire, di limitare i danni e quindi oggi guardiamo con desiderio, con speranza questa stagione estiva e da domani sera saremo zona bianca anche la Calabria, quindi una sorta di riapertura e con prudenza stiamo organizzando una serie di eventi culturali che è sempre stato diciamo il biglietto da visita delle stagioni estive della città di Locri e quest'anno inaugureremo una nuova location per questi eventi culturali che sarà il giardino della Fondazione Zappi al centro della città e non la Corte del Cunale al momento inagibile perché stiamo facendo dei lavori, nel giardino della Fondazione Zappia e realizzeremo una serie di eventi importanti, tra questi ovviamente il giugno Locrese e tante altre iniziative che renderanno certamente piacevole la nostra stagione estiva. E stiamo lavorando con tutti i sindaci del territorio affinché funzionino i depuratori, possa esserci il mare pulito, che è una cosa molto importante per noi, e stiamo cercando di fare sistema in un territorio che è la città della Locri, la Locri è un territorio unico, io ho sempre detto anche nell'assemblea dei sindaci, non si può fare differenza tra Locri, Siderno, Orcello e gli altri comuni, sempre detto che la cattedrale di Gerace è della Locri, il porto non è di Orcello ma è della Locri, gli scavi archeologici non sono di Locri ma sono appunto della Locri, e fare sistema nella Locri significa cambiare veramente le cose, cominciare a far capire che il nostro è un territorio unico e su questo dobbiamo lavorare anche interagendo con tutti i comuni mettendo insieme le varie iniziative che diciamo andranno a rallegrare la stagione turistica che appunto è alle porte. Serve un grosso impegno da parte di tutti, abbiamo e stiamo vivendo questa emergenza anche ambientale a causa della problematica dei rifiuti che sta creando un po' di disagio, di imbarazzo in tutti i comuni che speriamo nelle prossime settimane la città metropolitana possa risolvere, su questo c'è l'impegno del nostro rappresentante con delega all'ambiente della città metropolitana che è appunto il sindaco di Gioia Soglionica Salvatore Fuda, che lo ringraziamo appunto per l'impegno.